Guida il suo popolo alla libertà. Chi fa la verità viene alla luce, E le le sue sue opere opere si si riveleranno riveleranno a a tutti. tutti. Il sabato della quinta settimana di Quaresima. La prima lettura è presa dalla lettera agli Ebrei, capitolo 8, versetto 1 a 13. Il sacerdote di Cristo nella nuova alleanza. Versetto 1. Il punto capitale delle cose che stiamo dicendo è questo. Noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è assisto alla destra del trono della Maestà nei cieli. 2. Ministro del santuario e della vera tenda che ha costruito il Signore e non un uomo. 3. Ogni sommo sacerdote, infatti, venne costruito per offrire doni e sacrifici. Di qui la necessità che anche egli abbia qualcosa da offrire. 4. Se Gesù fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono quelli che offrono i doni secondo la legge. 5. Questi però attendono a un servizio che è una copia, è un'ombra della realtà celeste. Secondo quanto fu detto da Dio a Mosè, quando stava per costruire la tenda, guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. 6. Ora, invece, egli ha conseguito un ministero tanto più eccellente quanto migliore, e l'alleanza di cui è mediatore, essendo questa fondata su migliori promesse. 7. Se la prima alleanza fosse stata perfetta, non sarebbe stato il caso di stabilirne un'altra. 8. Dio, infatti, biasimando il suo popolo, disse: ecco, vengono giorni, dice il Signore, nel quale io stipulerò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un'alleanza nuova. 9. Non sarà come l'alleanza che fece con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, poiché essi non rimasero fedeli alla mia alleanza, anche io non abbi più cura di loro, dice il Signore. 10. E questa è l'alleanza che io stipulerò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, porrò le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nei loro cuori. Sarò il loro Dio e di essi saranno il mio popolo. 11. Nessuno avrà più da istruire il suo concittadino, né alcuno il proprio fratello, dicendo: conosci il Signore.
Tutti infatti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro, 12. Perché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati, 13. Dicendo all'alleanza nuova, Dio ha dichiarato antiquata la prima, e ciò che diventa antico e vecchia è prossimo a sparire. Responsorio. Noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è assiso alla destra del Onnipotente nei cieli, ministro del santuario e della vera tenda, per presentarsi davanti a Dio nostro favore. Cristo non è entrato in un santuario fatto dal man dell'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per presentarsi davanti a Dio il nostro favore. Di nuovo abbiamo ascoltato la parola di Dio che stavamo ascoltando giorni precedenti, giorni passati, che ci fa pensare la persona di Gesù come un sommo sacerdote. Che cosa possiamo dire come il tema di questa meditazione, riflessione? Concentriamo sul sacerdote di Cristo nella nuova alleanza. Prima di partire, partiamo subito dalla Bibbia. Nella Bibbia, come conosciamo bene, che la Bibbia era scritta in due parti, il Vecchio Testamento, anche il Nuovo Testamento. Il contenuto del Vecchio Testamento è un po' storico, l'esperienza di Dio con il suo popolo, gli israeliti, fino ad oggi, che siamo ancora il popolo di Dio. Il contenuto del Nuovo Testamento è più concentrato sulla vita di Gesù, come sappiamo bene, attraverso gli evangelisti, che hanno, ciascuno di loro hanno pensato, hanno scritto qualcosa affinché che San Paolo ha cominciato anche a diffondere che cosa è la vita cristiana, così possiamo competiamo bene come veri cristiani. Nello stesso tempo pensiamo, qui abbiamo un'altra parola, dopo la Bibbia c'è una legge che esistono, ci sono due leggi che esistono, la legge antica, anche la legge nuova. Che cosa consiste questa legge? La legge di Mosè, come ben spiegato, come la vendetta. Ma la legge nuova che abbiamo ricevuto dal Signore è quello che Lui qui ha citato secondo il libro di profeta di Geremia, capitolo 31, versetto 31 a 35, la nuova alleanza. Anche nel tempo passato abbiamo due alleanze, l'alleanza vecchia, anche l'alleanza nuova. L'alleanza nuova. Che cosa consiste l'alleanza vecchia? Era scritto qui, in l'alleanza che il Signore ha fatto con il suo popolo, gli israeliti, quando stavano nel cammino nel deserto, che non hanno rispetto anche il contenuto della questa alleanza. Ma oggi abbiamo un'altra alleanza che è ben spiegato dal profeta Ezechiele, capitolo 31, versetto 31, tutto ben spiegato lì. Anche abbiamo, nel tempo passato, abbiamo, possiamo dire, due sacerdoti, la stirpe di Levi, anche il sacerdote di Cristo. Oggi penseremo sul sacerdotale, il sacerdozio di Cristo, che è stato per noi un sommo bene, un sommo sacerdote, dalla stirpe di, il sacerdote di Melchisedec.
un sacerdote che secondo l'alleanza nuova, lui è stato per noi la vittima di questa alleanza, come diverso dall'alleanza vecchia che abbiamo il sangue dei capri per fare ablazione, per ottenere il perdono, ci vogliono gli animali, ci vogliono animali, ci vogliono i sangue, così via. Ma nella vita, ma nell'alleanza nuova che abbiamo in Cristo, Lui è sempre per noi la vittima. Oggi terminerà Quaresima, i 40 giorni di Quaresima, che ci porta a pensare più profondo la Settimana Santa, dove il Signore personalmente configurato, dove il Signore ha dato la stessa vita a noi come un sommo sacerdote. Nel questo atto ha lasciato la memoria della sua Pasqua. È questo che dobbiamo pensare, non solo a pensarlo, ma dobbiamo cercare anche a partecipare al sacerdozio ministero di Cristo. E ieri padre Tomas ha cercato anche di dare la spiegazione, perché esistono sacerdozio, esistono due, che il sacerdotale che abbiamo ricevuto attraverso il battesimo, anche il sacerdozio di Cristo, che dobbiamo partecipare nella vita di Gesù. Ma ci chiede come possiamo partecipare, come stiamo vivendo, siamo fortunati a vivere nella nuova alleanza, nella nuova alleanza, nel testamento, nella vita vittima di Gesù, anche nella sacerdozia del Cristo. Come possiamo partecipare, anche condividere questo dono? La donazione di Gesù al mondo è un dono dell'amore. Il contenuto del Vecchio Testamento è la vendetta, ma il Signore viene ha abolito quello, anche detto che dobbiamo, il primo comandamento è l'amore. Nel libro dell'Evangelo di Luca, capitolo 6, versetto 27, ha dato qualche spiegazione che dobbiamo vivere se vogliamo comportarci, se vogliamo comportare bene secondo la figura di Gesù. Attraverso il battesimo, i sacramenti, siamo così configurati a vivere come Gesù, a vivere, a pensare la vita di Gesù, il sommo sacerdote. Ci sono tanti nomi: Dio misericordioso, Dio vittima di espiazione, Dio mediatore del mondo, Dio salvatore del popolo di Dio. Anche noi che stiamo ascoltando la parola di Dio, siamo chiamati anche a pensare come possiamo partecipare, condividere. È questo che è importante. Nel cammino che terminerà oggi, Quaresima, sì, abbiamo camminato, pensiamo se che abbiamo camminato bene, ma non finisce la Quaresima, non finisce oggi, non finirà anche la prossima settimana, ma continuiamo a vivere questo cammino quotidianamente, ogni giorno della nostra vita. È questo che il Signore ci chiede, anche a pensare l'amore di Gesù, la donazione che abbiamo ricevuto, che Lui è l'alleanza, il contenuto dell'alleanza nuova, che dobbiamo anche abbracciarlo. Secondo Lui, come era scritta, in noi no, nessuno verrà a predicarci che dobbiamo sapere Dio o conosci Dio, ma saremo illuminati. Come possiamo partecipare? Secondo la dottrina di Sant'Agostino, la dottrina della partecipazione, no? Ha lasciato tre cose principali, che sarebbero l'essere di Gesù. Che cosa è questo essere di Gesù? Nel rapporto tra Dio e l'uomo esiste una causa, che è l'essere. Partecipare all'essere di Gesù
nell'esodo, nel libro di Esodo, capitolo 3, versetto 14, ha detto che ma Signore, da, Mosè davanti al Signore, no? Davanti al Signore, dice, ma Signore, come posso dire questo, questo popolo così che ho ricevuto questa alleanza, questo comandamento da te? Diglielo che io, chi io sono, chi sono io. E questo è l'essere di Gesù. Lui è stesso il sommo sacerdote, Dio misericordia, il nostro mediatore, il nostro salvatore. Noi dobbiamo, che siamo cristiani, che abbiamo abbracciato veramente, sinceramente, la vita cristiana, no? Dobbiamo configurarci totalmente, non è metà, ma totalmente configuriamoci alla persona di Gesù, sommo sacerdote, in modo perché nel contenuto della nuova alleanza abbiamo un sommo sacerdote missionario, evangelisti, misericordioso, così via. Anche noi, se vogliamo partecipare, dobbiamo configurarci secondo la sua immagine, perché siamo fatti, siamo generati, siamo creati alla sua immagine. Se noi manchiamo qualche uno o due, noi non siamo più cristiani. E questo, anche per partecipare alla nuova alleanza del sommo sacerdote di Cristo, con le sue promesse che ci ha lasciato qui, dall'ebreo che abbiamo ascoltato, dobbiamo cercare la verità, perché Gesù, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6, io sono la via, verità anche, io sono la via, la vita anche la verità, così via. Se saremo illuminati, se conosciamo la vera vita di Gesù, la viviamo. Se sappiamo bene che siamo noi, vivremo anche senza mancare nulla. La verità che lui ha spiegato nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto, se uno verrà, quando parla di Giovanni, che verrà, ma non lui, no, lui non è la luce, ma sarà testimone alla luce, lui sarà illuminato. Chi verrà è la luce, e la luce è Gesù Cristo, il sommo sacerdote. Dobbiamo partecipare in terzo modo di bene, la partecipazione di accogliere nelle otto nel Getsemani. Gesù, dopo aver pregato, Signore, se è possibile, toglimi questo, ma non manca la felicità, il bene, perché lui ha pensato prima di tutto il nostro bene. Se noi vogliamo seguire o partecipare alla vita sommo sacerdote di Gesù, dobbiamo essere felici anche in seguirlo, anche nel dolore, nella tristezza, nel qualsiasi cosa, situazione, come stiamo costretti a essere a casa nostra, no? Dobbiamo anche trovare felicità nel seguire Gesù, nel parlare, nel portare questa parola di Gesù. Dobbiamo vivere, se vogliamo partecipare, se vogliamo accogliere questo dono di amore, cerchiamo di partecipare dal suo essere, dalla sua verità, anche dal suo bene e bene. Così come abbiamo ricevuto, continuiamo anche a diffonderli, così il mondo saprà, conoscerà la grandissima del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre lodato. Io non so se secondo me. Dai discorsi di San Gregorio Nazianzeno Vescovo, saremo partecipi del mistero pasquale. Saremo partecipi della Pasqua presentemente ancora in figura, certo già più chiara di quella dell'antica legge, immagine più oscura della realtà figurata, ma fra non molto ne godremo di una più trasparente e più vera, quando il Verbo festeggerà con noi la nuova Pasqua nel regno del Padre. Allora ci manifesterà e insegnerà quelle realtà che non ci mostra ora se non di riflesso. Infatti, quali siano la bevanda e il cibo del nuovo banchetto pasquale,
Il nostro compito è solo di apprenderlo. Spetta al Verbo di insegnarcelo e comunicarcene il significato. L'insegnamento effettivamente è come un cibo, il cui possessore è colui che lo distribuisce. Entriamo dunque nella sfera della legge, delle istituzioni e della Pasqua antica in modo nuovo, per poter arrivare alle realtà nuove simboleggiate dalle antiche figure. Diveniamo partecipi della legge in maniera non puramente materiale ma evangelica, in modo completo e non limitato e imperfetto, in forma duratura e non precaria e temporanea. Facciamo nostra capitale adottiva non la Gerusalemme terrena, ma la metropoli celeste, non quella che viene calpestata dagli eserciti, ma quella acclamata dagli angeli. Sacrifichiamo non gioventi né agnelli con corne e unghie, che appartengono più alla morte che alla vita, mancando di intelligenza. Offriamo a Dio un sacrificio di lode sull'altare celeste insieme ai cori degli angeli. Superiamo il primo velo del Tempio, accostiamoci al secondo e penetriamo nel Santo dei Santi. E più ancora, offriamo ogni giorno a Dio noi stessi e tutte le nostre attività. Facciamo come le parole stesse ci suggeriscono. Con le nostre sofferenze, imitiamo le sofferenze, cioè la passione di Cristo. Con il nostro sangue onoriamo il sangue di Cristo. Saliamo anche noi di buon animo sulla sua croce. Dolci sono infatti i suoi chiodi benché duri. Siamo pronti a patire con Cristo e per Cristo, piuttosto che desiderare le allegre compagnie mondane. Se sei Simone di Cirene, prendi la croce e segui Cristo. Se sei ladro e se sarai appeso alla croce, se cioè sarai punito, fa come il buon ladrone e riconosci onestamente Dio che ti aspettava alla prova. Egli fu annoverato tra i malfattori per te e per il tuo peccato, e tu diventa giusto per lui. Adora colui che è stato crocifisso per te. Se vieni crocifisso per tua colpa, trai profitto dal tuo peccato. Compra con la morte la tua salvezza, entra con Gesù in paradiso e così capirai di quali beni ti eri privato. Contempla quelle bellezze e lascia che il mormoratore del tutto ignaro del piano divino muoia fuori con la sua bestemmia. Se sei Giuseppe d'Arimatea, richiedi il corpo a colui che lo ha crocifisso, assumi cioè quel corpo e rendi tua propria così l'espiazione del mondo. Se sei Nicodemo, il notturno adoratore di Dio, seppellisci il suo corpo e ungilo con gli unguenti di rito, cioè circondalo del tuo culto e della tua adorazione. E se tu sei una delle Marie, spargi al mattino le tue lacrime, fa di vedere per prima la pietra rovesciata, va incontro agli angeli, anzi allo stesso Gesù. Ecco che cosa significa rendersi partecipi della Pasqua di Cristo. Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, patì fuori della porta della città. Usciamo anche noi dall'accampamento. Andiamo verso di lui, portando la sua croce. Non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato. Andiamo verso di lui, portando la sua croce.